qui a Positano, siamo a Grottino, un posto bellissimo. Grazie. Ti occupi di dati, di Facebook, di protezione dei dati, di elaborazione dei dati. Innanzitutto, come ti chiami, i nostri lettori di Positano News? Mi chiamo Alessandro Acquisti, sono italiano ma vivo da quasi più di 20 anni negli Stati Uniti. Quali novità ci sono su Facebook? Su Facebook, e forse finalmente il governo americano o il congresso deciderà di regolamentare non soltanto Facebook, ma i siti di social media in una maniera simile a quello che in Europa si faccia con il GDPR. La protezione dei dati, sì. Però negli Stati Uniti, così come in Europa ormai, il potere delle lobbies dei dati, Facebook, Google, eccetera. Ma anche i giornali online, su internet, vivono anche su Facebook. Questo sì. Possiamo stare sicuri che non ci bloccheranno un giorno e chiederanno soldi per le condivisioni? E questa è la cosa importante, perché al momento compagnie come Google e Facebook funzionano come quasi dei monopoli e accumulano molta della ricchezza dai dati personali, e quindi la domanda importante sia da un punto di vista economico, di ricerca economica, che di regolamentazione e poi di business per chi lavora nel giornalismo, è quanto di quei valori dei dati poi ritorni indietro ai newspaper, al giornalismo. Perché il timore è che con l'avvento di Facebook, Google, eccetera, la maggior parte della ricchezza prodotta dai dati va ai loro, a noi niente, a noi che lavoriamo niente. Bene, ti ringrazio, buona continuazione, buon appetito. Molte grazie per essere venuto a Positano, grazie. Guardate che bellezza. Grazie.